All'interno del padiglione 12 che ospita l'Abruzzo ci sono anche dei personaggi di rilievo, di grande spicco, un'associazione, quella Terre dei Vestini, con il presidente Enrico Marramiero, a cui do il benvenuto. Grazie, benvenuto a voi. E allora questo viaggio verso la DOCG, a che punto si trova? Ma il viaggio, è la cosa più importante è la conoscenza tra i produttori e le iniziative che vogliamo portare avanti per valorizzare il territorio. Poi il viaggio speriamo che si possa concludere nel giro di un paio d'anni con la realizzazione e con l'ottenimento del riconoscimento della DOCG, così come hanno fatto già i cugini di Casauria, alla quale diamo i migliori auguri perché è di qualche mese il riconoscimento proprio della prima DOCG della provincia di Pescara. Ed, per noi ancora c'è un percorso che ha dei problemi di carattere burocratico che pensiamo di risolvere al più presto, anche perché la provincia di Pescara merita di essere conosciuta in quelle che sono le sue peculiarità territoriali, più la parte verso il mare rispetto alla parte interna, con la divisione tra Vestini e Casauria. Ci sono state delle grandissime difficoltà per quanto concerne la pandemia, ne siamo usciti, ne stiamo uscendo. Cosa significa oggi, anche in virtù di questo discorso, fare imprenditoria? Guarda, la pandemia in realtà per noi è stata una grandissima opportunità, naturalmente al di là della tragedia che ci ha colpito tutti quanti. In realtà l'Abruzzo penso che abbia beneficiato di un vantaggio nel poter essere conosciuto innanzitutto dagli abruzzesi ma anche dai turisti delle regioni vicine. Noi durante la pandemia abbiamo potuto assistere anche a un incremento di quella che è stata la vendita dei nostri prodotti ed l'Abruzzo ha avuto l'opportunità di mettersi in vetrina e oggi l'Abruzzo Regione dei Parchi, l'Abruzzo dei Trabocchi, l'Abruzzo dei Tratturi è diventato un marchio che può portare dietro i prodotti enogastronomici. Quindi secondo me l'Abruzzo sta continuando in questa strada di riconoscimento a livello nazionale, speriamo sempre di più a livello internazionale, che ci porterà dei grandissimi risultati. Oggi l'Abruzzo è la regione su cui investire perché è quella che ha sicuramente le maggiori potenzialità di sviluppo. Ed è una regione, probabilmente, come diceva lei, da far conoscere maggiormente agli abruzzesi, perché tante volte, no, anche quando si organizzano vacanze, viaggi, si tende ad uscire fuori, a conoscere altri posti, quando c'è tanta meraviglia qui che però rimane poco conosciuta, poco scoperta. Forse questa è anche un'altra missione. Assolutamente sì, io peraltro sono convinto che le cantine possono avere un ruolo fondamentale. La cantina deve diventare una piccola PTR locale, nel senso che chi viene in cantina da noi naturalmente conosce i nostri vini, conosce i vini del territorio, perché non è detto che nella mia cantina non si possono conoscere gli splendidi vini che vengono prodotti in Terra dei Vestini, non si possano conoscere i prodotti, non si possa conoscere la cultura e la storia del territorio. Quindi anche noi cantine abbiamo una piccola responsabilità, piccola grande responsabilità per creare sinergia con gli altri player locali, privati e pubblici per promuovere il nostro territorio. L'Abruzzo è una terra di eccellenze e cerchiamo di farla di conoscere nel modo migliore possibile. Posso dire in chiusura che quindi c'è bisogno di maggiore pluralità in questo senso, proprio l'interazione tra le varie aziende. Bisogna lavorare in rete. Con la consapevolezza che il vero vantaggio è far conoscere l'eccellenza dell'intero territorio e non solamente la singola e gli sforzi che si fa come da singola azienda. Naturalmente facendo, promuovendo il vicino è la migliore promozione che puoi fare a te stesso perché fai conoscere un territorio di eccellenza.